Benvenuti amici in questa nuova video recensione su Eitech. Come potete notare, oggi il protagonista di questa recensione è lo smartwatch DT88 Max dell'azienda DT Number One. Vi ho già fatto un unboxing che magari vi ripropongo direttamente qui al lato di questa recensione e uno smartwatch che vi annuncio già a me personalmente. Mi fa proprio cagare, passatemi il termine, ma è uno smartwatch che sembra avere e promettere tante funzioni, ma poi nel quotidiano, insomma, il display funziona male, diciamo che. Ve lo racconto, insomma, in questa recensione. Ma naturalmente, visto lo sforzo che ho fatto per provare questo dannato smartwatch, vi chiedo magari iscrizione al canale, lasciate un bel like, commentate, insomma, fate di tutto per far crescere questo canale. Dai, che manca poco e almeno arriviamo a 6.000 iscritti. Ebbene ragazzi, questo è lo smartwatch DT88 Max di DT Number One. Lo vedete, ha un design, un'estetica molto semplice. Parliamo infatti di una cassa circolare dove qui troviamo due pulsanti. Questo superiore che serve ad accendere e spegnere il display, ma che integra anche una Digital Crown. Vedete come possiamo spostarci, o meglio in questo caso cambiare le watch face, ma spostare all'interno dei menu semplicemente ruotando il tutto. Non è però una rotazione molto molto fluida e soprattutto non funziona sempre. Poi vi farò vedere cosa intendo. Mentre il pulsante inferiore serve unicamente ad entrare nelle modalità sportive. 150 sport monitorabili, tra cui la presenza del nuoto, ma anche qui tutto marketing, perché in realtà per tutte quante gli sport, diciamo che le metriche sono sempre le stesse e quindi serve unicamente a differenziare l'attività sportiva, ma non abbiamo proprio dei dati precisi per quell'attività. Ad ogni modo, vediamo ancora che lo smartwatch è realizzato completamente in plastica, anche se devo dire la fattura è abbastanza buona, mi è caduto più volte, pure lui anche sul display, guardate qua, non riporta alcun segno. Sulla parte diciamo qui posteriore, vedete che non c'è presente alcun poco pin magnetico perché la ricarica avviene in modalità wireless, quindi tramite la basetta di ricarica. Vi faccio vedere meglio tramite la basetta di ricarica. Ecco qua che abbiamo a corredo anche, diciamo, una sorta di sveglia da comodino. Qui si vede molto, molto poco, però sono presenti, eccolo qua, sono presenti i numeri con percentuale di batteria e la data. Ricarica che avviene in circa 2 ore, che va a ricaricare una batteria da 245 mAh. E promette un'autonomia detta dell'azienda di 5 giorni. Io personalmente sono arrivato, ma proprio al massimo a 3 giorni. Va a migliorare un po' l'autonomia dopo le diverse ricariche, ma sinceramente, ragazzi, per un utilizzo un po' più intenso, fate 1,5 giorni/2. Arrivato a 3 giorni, se come me disattiverete la gesture del polso, insomma, quindi di animare il display ogni 2 secondi. A proposito di display, abbiamo un'unità AMOLED da 1,45 pollici con definizione 466x466 pixel e vedete che abbiamo anche, diciamo, dei cornicioni abbastanza pronunciati. Ma avete notato anche come è presente l'always on display, ma è molto flebile, ragazzi. Guardate qua, si vede davvero poco. Peraltro, un always on display che ha solo questa interfaccia non è personalizzabile. Quindi, anche qui, ragazzi, il consiglio è quello di disattivarlo. Allora, vediamo un attimino, o meglio, torniamo anche al discorso degli sport di cui vi avevo detto che è presente il nuoto e vi faccio vedere. Abbiamo qui il nuoto, ma attenzione perché in realtà
Nonostante possiamo differenziarlo per piscina, nuoto sincronizzato, nuoto sul web, che dovrebbe essere il nuoto in acque aperte, beh, sappiate che qui abbiamo a disposizione però una certificazione IP67. Significa che lo smartwatch non potete immergerlo per più di mezz'ora con una profondità massima di un metro, quindi proprio per nuotate alla veloce. Anche qui abbiamo battiti cardiaci, distanza, che in teoria dovrebbe essere le bracciate, e le calorie, nient'altro. Sono tutte così le metriche, quindi a livello sportivo io non farei affidamento su questo smartwatch, giusto magari per monitorare la camminata di turno e quant'altro. Tante watch face comunque a disposizione, alcune personalizzabili anche con la foto, una vostra foto, ma qui possiamo unicamente inserire come informazioni la data e l'ora, nient'altro, quindi in questo caso non abbiamo chissà quali altre funzionalità. Altra cosa, non è presente un sensore di regolazione automatica della luminosità, dove questa è la luminosità minima, questa è la luminosità massima, anche qui non elevatissima, però diciamo che sotto luce diretta del sole riusciamo a vedere qualcosina. Analizziamo quindi invece i menu. Toggle rapidi, tra cui la possibilità di visualizzare il QR code, abbiamo appunto la retroilluminazione, quindi la regolazione in manuale, possibilità di entrare nelle impostazioni, tra cui cambiare lingua, cambiare quadrante, impostazioni relative all'always on display e luminosità, possibilità di andare a regolare la retro la vibrazione su tre diversi livelli. Già a livello minimo si sente, ma a livello 3 diciamo che non vi perdete davvero nulla. Modalità di risparmio energetico, in realtà è una presa in giro, servirà unicamente ad abbassare la illuminazione del display. Impostazioni del suono, dove scegliere e personalizzare tra virgolette, tra quelle predefinite, comunque le suonerie presenti sul dispositivo relativi a suoneria, messaggi e sveglia. A proposito di sveglia, sempre qui dal menu, in alto, potete andare a scegliere la batteria. Eccola qua. Questo è uno dei difetti grossi di questo smartwatch. Avete visto che prima avevamo una batteria che diceva 20%. In realtà questo 20% diciamo che è abbastanza fittizio, finto. Anche qua adesso che è di nuovo in ricarica lo dà al 20%, guardate. Ma in realtà questo 20% indica, potrebbe essere un 10, un 8, un 5, un 2, non lo sappiamo. Quindi magari vi ritrovate nel bel mezzo del cammin di vostra vita con lo smartwatch che si spegne. E quindi questa è una cosa davvero che dà fastidio. Continuiamo però a vederlo tramite la ricarica. Dicevo, potete settare la sveglia, però anche qua guardate, la Digital Crown non funziona, quindi qua dovete agire voi col ditino. Ma faccio un esempio, voglio impostare 41 e mi va su 40, voglio impostare 42 mi va su 46. Questo significa che il touch di questo smartwatch fa un po' pena, e sto parlando anche troppo sinceramente, quindi andiamo veloci. Di nuovo informazione, abbiamo la possibilità di far partire una chiamata SOS con un numero predefinito, altrimenti fate molto più veloce tenendo premuto il pulsante superiori e da qui fate partire la chiamata. Adesso il telefono non è connesso, però da questo menu qua invece potete decidere se far partire la musica direttamente, cioè musica, video, quello che sia, insomma tutto l'audio del vostro smartphone, se farlo passare dall'orologio o meno, e appunto se far partire o meno la, guardate qua, madonna, guardate, ma cioè io clicco e lui, cioè ragazzi, mi sto sinceramente quasi incazzando. Insomma, avrete capito che non è uno smartwatch che vi consiglio. Quindi
Ragazzi, io sinceramente la terminerei qua, non andrei neanche oltre. Magari vi faccio vedere appunto rapidamente che qui abbiamo le schede rapide. Dal menu principale possiamo andare a avere altre funzioni, tra cui il monitor della frequenza cardiaca, SPO2, il monitor del sonno, richiamare l'assistente vocale dello smartphone. Però ragazzi, cioè, guardate qua, già salito al 40%, ma voi ci credete? Notifiche che comunque, guarda, anche qua possiamo leggerle, ma unicamente non possiamo far nulla. Ragazzi, scusatemi, è la prima volta che mi capita, però io non andrei oltre. È inutile che vi faccio sentire la qualità del microfono, dello speaker, anche perché qua c'è anche da dire un'altra cosa. Quando fate partire l'assistente virtuale vocale, in questo caso qui non si sente nulla. Cioè, l'unico caso in cui magari dovremmo sentire qualcosa, non si sente nulla. Vediamo un attimo, ogni tanto richiede l'accoppiamento. Proviamo. Far partire l'assistente vocale. Che tempo fa domani ad Asti? Sentite? È bassissimo, bassissimo. Invece se io entro qua, ho abilitato la musica, ad esempio, prendiamo al volo un video. Grazie agli amici di DigiChina che si sono prestati per questa recensione. Insomma, dai, diciamo, un po' tutto ve l'ho fatto vedere. Possiamo fare le chiamate, la qualità dell'audio l'avete sentita. Ragazzi, non ve lo consiglio, non ve lo consiglio. Cioè, è carino esteticamente, abbiamo la possibilità di cambiare il cinturino. Anche qui il cinturino, però c'è da dire qualcosa. Sì, abbiamo la chiusura in metallo, però si zozza proprio subito. Quindi se mai lo comprerete, andate a cambiare subito cinturino. I valori, tutto sommato, di monitor dei passi, quindi conteggio dei passi, frequenza cardiaca e SPO2 sono anche abbastanza veritieri, però ad esempio il fatto qui di dirvi che avete l'ECG, questo ragazzi è una presa in giro, cioè figuratevi se uno smartwatch da 30 euro può farvi l'ECG. Quindi ragazzi, basta, la termino qua, dai, siamo arrivati a 12 minuti per sto schifo. Vi chiedo scusa per il comportamento, ma cioè, quando arrivo a provare prodotti del genere che fanno così schifo, cioè, sono contento di portarvi perché almeno non spendete soldi, perché qualcuno in giro invece sta merda la va a promuovere. Vabbè, dai, lasciate un pollice in su, iscrizione al canale e ciao!